nelle puntate precedenti. Non ti direi di farlo. Ma questo che conta. Anch'io ti guardo negli occhi, non ho nessun problema a guardarti negli occhi. Hai lasciato la pistola nel mio collegato, sempre a te. Dozer. Dozer, arrivo a prendere. Ci siamo. Dopo tutto quello che avevo passato, dopo la ricerca infinita per arrivare a Dozer e dopo tutte le porte in faccia ricevute un po' da chiunque, era finalmente arrivato il momento della verità. E non volevo fargli giustizia da solo. Volevo solamente che Luca, una volta per tutte, dicesse come erano andate realmente le cose. Grazie al prof avevo il suo indirizzo. Cioè lui ha fatto questa cosa attaccato a casa sua. Esatto, è casa sua. E dato che lui continuava ad ignorarmi, non mi restava che andare a casa sua per chiudere una volta per tutte una storia che avevamo tirato avanti per davvero troppo tempo. Durante questa puntata succederanno delle cose che hanno dell'incredibile. Esci da qua per cortesia. Adesso chiamiamo i carabinieri e veniamo. Oltre a cambi di prospettiva decisamente inaspettati. Tu vuoi risolvere questa cosa, sì o no? Io, ovvio. Ma prima di tutto, volevo fare una cosa dovuta, sia a me che a voi. Dopo l'uscita delle scorse puntate, ho visto qualcuno, tra i commenti, lamentarsi di una cosa che sinceramente non capisco. Mi è stato detto, da una ristretta cerchia di persone, che questa serie diffonde informazioni sbagliate su Anonymous, Deep e Dark Web. Voglio chiarire che ovviamente io non sono un esperto e che tutto quello che avete sentito arriva dai racconti del prof e di Dozer, mentre io vi ho semplicemente condiviso la storia che ho vissuto sulla mia pelle. Per questo motivo e soprattutto per fare chiarezza definitiva sull'argomento, sono andato ad incontrare Matteo Flora, che invece è uno dei più grandi esperti del settore in Italia e non solo. Dopo essermi presentato, mi accompagnano a fare un giro degli uffici di The Fool, di cui Matteo è uno dei fondatori. Un'azienda che si occupa di monitoraggio, analisi, moderazione e tutela legale della reputazione e degli asset digitali. Avete capito cosa fanno? No, e neanch'io. Arriva quindi Matteo e partiamo con una breve presentazione. Breve presentazione non è banale, nel senso, sì, arrivo dalla sicurezza informatica, nel 2012 sono stato al ELP, cioè il programma di cooperazione internazionale voluto da Obama per le persone che cambieranno il mondo. E adesso faccio l'imprenditore ormai da un bel po' di anni. Okay. E mi occupo di privacy ormai da tanto tempo. Quando ancora c'era molta poca gente che capiva anche vagamente di che cosa stava parlando. Poi nel frattempo è diventata molto di più la gente che parla, molto di meno quella che parla sapendo di che cosa sta parlando. Ok. Beh, ne avete avuto un esempio. Esatto, questo volevo arrivare. A proposito di questo, volevo chiederti cosa hanno detto di sbagliato. Hanno detto un sacco di puttanate più o meno, in realtà imprecisioni che poi portate all'estremo diventano delle cose sbagliate. Sono quattro macchine virtuali collegate tutte alla VPN, secondo me sta impazzendo, sta andando in ridondanza ciclica e quindi sta saltando. C'è una frase che mi piace tantissimo di Bernard Shaw che dice che per ogni problema complesso esiste sempre una soluzione semplice, e però è sbagliata. Facciamo così, Surface Web. Tutto quello che trova Google. Deep e Dark, quello che non trova Google. I crimini informatici, l'80% dei crimini informatici avviene nel Deep Web, non nel Dark Web. Deep Web. Quindi ci sarebbe da proibire totalmente il Deep Web, perché è dove ci sono tutti i reati, non solo informatici, tratta di schiavi, frodi. Cioè sono cose che assolutamente sono possibili. Mi fai un esempio di Deep Web? Domanda difficile. Te lo faccio io. Ok, meglio. La mail. La mail è Deep Web. E WhatsApp è Deep Web. Quindi le analytics del mio canale YouTube è Deep Web. È Deep Web. Quindi tutto ciò che nel web non è visibile senza dati d'accesso. E invece il Dark Web? Dark Web significa matematica per fare in modo che sia anonimo sia chi naviga sia chi recupera informazioni e chi mette a disposizione le informazioni. Ok, la mia idea su Dark e Deep Web finalmente adesso è chiara. Se io ti dicessi che esiste una tecnologia che agevola la vita delle persone al mondo, però devi mettere in conto che certificati fa 1.400.000 morti all'anno al mondo e circa 50 milioni di feriti, tu mi diresti proviamola, corretto? Ok, è una cosa che tutti conosciamo, cioè mi stai facendo... La macchina. Ah, immaginavo fosse una cosa la del macchina. Genere. Ok. Nessuno ha trovato mai un modo per far sì che le pistole sparino solo ai cattivi. Ok. Senso discorso. La parte di anonimato, quindi Deep e Dark Web che fanno anonimato, nascono da una necessità precisa.
ci sono dei paesi, molti paesi, diversamente democratici, in cui anche solo esprimere un'opinione può avere delle conseguenze letali. Ultimamente i dissidenti e gli avversari politici in Russia tendono ad avvelenarsi bevendo del tè. O, stranamente, a finire giù. Io avrei una paura dei balconi fossi un dissidente in Russia ultimamente. Quindi, fondamentalmente, l'anonimato dietro al quale si nascondono deep e dark web non è utilizzato semplicemente per fare del male o diffondere materiale pericoloso, ma anche per permetterci di fare quelle cose di tutti i giorni che, così a pelle, non associamo a quelle tecnologie. È proprio lo stesso motivo per cui le criptovalute come Bitcoin offrono privacy alle persone che le utilizzano. In questo, Young Platform si sta dimostrando un ecosistema solido, che rende accessibile e immediato questo mondo sia per chi muove i primi passi che per i più esperti. Con Young Platform Exchange potete acquistare cripto, con Step potete guadagnare il token YNG tramite sfide, quiz o anche solo camminando. Mentre con Academy avete a disposizione una Wikipedia gratuita sempre a portata di mano. E come sempre, con il link in descrizione avrete un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Ma tornando a Deep e Dark Web, da dove viene tutta la loro mitologia? Tante delle cose che vedi raccontate, ti vendo la carta di credito, ti vendo il passaporto, ti vendo le armi, è tutta gente che abusa della credulità popolare. Sul dark web si vendono le armi, se vuoi ti trovi i siti web invece, i forum normali, in cui ti vendono le armi. Indicizzati da Google, magari non da questo computer, lo rivediamo, però ce ne sono tanti. Poi è vero, quello è un discorso diverso, il fatto che io ti dico che ti vendo armi e il fatto che davvero poi ti vendo le armi, sono due discorsi che non c'entrano. Ma e quindi è un discorso che esiste? Cioè uno è possibile, anche se in una percentuale molto bassa, riuscire ad acquistare armi, omicidi, carte clonate, quel che è? Allora, carte clonate? Sì, ci sono i forum online che te le vendono a 15 centesimi l'uno. Ma perché uno dovrebbe venderti una carta clonata a 15 centesimi e non usarla? Sono profili di rischio molto differenti. Io ho sfondato, che ne so, l'S lunga, mi sono portato via tutti i numeri di carta di credito e li vendo a più offerenti, guadagnando molto di meno, ma in giro dalle Maldive, girando in maniera con connessione anonima, facendoli pagare in Bitcoin, è molto un profilo di rischio più basso. Ok. E quindi che cosa cambia dall'acquistare qualcosa di illegale da lì o piuttosto da Telegram? In realtà farlo su Telegram è altrettanto sicuro. Quante persone hanno installato Telegram e sono tuoi potenziali clienti? Milioni. Quante persone si installano Tor, cercano sì, dove andare a vedere, eccetera? Poche migliaia. Se tu mi dicessi per pedofilia devo bloccare il dark web, io ti direi facciamo una cosa, va bene, partiamo da dove ce n'è di più e poi arriviamo a dove ce n'è di meno. E tu mi guardi e dici, sì, mi sembra un'ottima idea. Ok, partiamo bloccando Telegram. 25.635 gruppi in un mese. Il mese scorso erano 27.670. 1.000 gruppi mal contati al giorno che rimuovono. Che sono quelli che trovano. Poi bisogna vedere quelli che non trovano. Ma com'è possibile che se il peggio del peggio succede su Telegram, agli occhi di tutti è su Deep e Dark Web che avvengono le cose più losche? Steve Nock, che è un sociologo, mette la definizione, ti dice che la reputazione è una comune o condivisa percezione data dai discorsi che le persone fanno. I discorsi da chi sono veicolati? Ancora tanto da mainstream. Mainstream è il giornalista, è Repubblica, sei tu con il tuo canale. Ok. Okay. Cosa sono le cose che cerchi? Sono le cose che hanno più interesse e spesso sono le cose più estreme. Quindi il problema complesso è capire perché cosa vengono utilizzate queste tecnologie. La cosa semplice è farci sopra, ah, c'è il pedofilo, sì, poi non ti trovi il pedofilo su Telegram o il pedofilo in giro. Però fa più notizia, no? L'unica cosa che si può fare forse è non spettacolarizzare se non si è capito davvero tanto come funzionano le cose. Se la vedi come critica lo era. No, in realtà il mio fine lì non era, cioè io non sono un insegnante di queste cose, no, qua, certo. Io volevo vivere un'esperienza e ho raccontato la storia, non mi sono posto come persona che informa in questo genere di cose. Poi è successo anche quello e per evitare che si diffondano informazioni scorrette sei tu qui perché sei la persona che lo può fare e lo può dire con autorità. E con questa mettiamo il punto definitivo sulla questione. Mi rimaneva però un ultimo dubbio. Alla fine dei conti, perché Deep e Dark Web servono e quale può essere la massima utilità di queste piattaforme? Il fatto che non sai mai cosa potrà succedere alla tua democrazia e non sai mai quando ci potranno essere dei problemi. Non sai mai quando ci sarà la guerra in Russia e non avrai più il gas.
e in quei casi in cui qualcosa può succedere, forse sei più contento del fatto che esista una tecnologia che potrebbe farti superare tutti i vari problemi di censura. Nessuno si sarebbe mai aspettato dagli Stati Uniti che facessero rastrellamento di persone, eppure le notizie di questi giorni, dopo il fatto che è stata bocciata Wade contro Roe, ovvero la possibilità di abortire in tutti gli stati degli Stati Uniti. Adesso come adesso gli attivisti ti stanno dicendo: togli le applicazioni di tracking del ciclo mestruale, perché nel caso tu rimanga incinta e poi non sei più incinta, il tuo governo locale, lo stato dove sei, che magari è contro l'aborto, può chiedere alle varie piattaforme i dati e venirti a prendere. Okay. E ogni volta che tu ti muovi su queste tecnologie, ad esempio, l'unico modo che hai per essere sicuro che qualcuno non abuserà di alcune informazioni è che quelle informazioni non siano registrate. Ma alla fine, quando le informazioni ci sono e sono salvate da qualche parte, qualcuno riesce poi, prima o poi, a legalmente a metterci le mani sopra. Saluto Matteo, che mi aveva chiarito definitivamente le idee, e torno a casa in attesa del giorno dopo, il giorno della svolta. Avevo provato in ogni modo a chiarire con Luca, via messaggio, tramite il prof, e addirittura provando a chiamarlo. Posta mobile, messaggio gratuito. Evidentemente non era nel suo interesse, e rimaneva quindi solo una cosa da fare: andare a trovarlo. È arrivato il momento. Mentre torniamo ad Arese, succede però una cosa incredibile. Mi arriva su Telegram un messaggio vocale strano da parte di una persona che dice di conoscere Luca e che vuole darmi delle informazioni in più. Mettete da parte questa informazione per un attimo, perché questa persona non era la prima. Nei giorni precedenti avevo ricevuto un altro messaggio piuttosto curioso, questa volta su Instagram e da parte di una ragazza. L'ho conosciuto sfortunatamente era il 14 maggio del 2020. Quella ragazza era l'ex fidanzata di Dozer, confermata da una serie di foto che li ritraeva insieme. Mi manda una serie di vocali in cui mi racconta la storia di Luca. Loro dicevano di combattere contro il revenge porn e stronzate varie, ma erano i primi a farlo sulle loro ex, sulle loro attuali ragazze, e schifezze varie, cose che io inizialmente non sapevo. Mi racconta poi un particolare decisamente curioso che riguarda il rapporto tra Luca e il prof. Nel periodo del maggio 2020, quando ho iniziato a girare su questo gruppo qua di Anonymous, c'era Luca e anche sto prof che si doxavano, mi sa che si dice. Doxare significa rivelare informazioni private di persone su internet. Quindi non sono mai stati amici Luca, il professor, cioè Luca non è mai stato amico di nessuno. Mi conferma soprattutto quello che ormai abbiamo capito un po' tutti. È una persona manipolatoria molto brava, soprattutto quando sei in un momento di debolezza. Lui è capace di guardarti negli occhi, di dirti bugie, però se lasci passare tipo un mese, quella bugia che ha detto lui se l'ha già dimenticata e ne dice una nuova. Quindi quello che lui dice è diverso da quello che fa. Mettiamo da parte un attimo queste informazioni e torniamo al vocale sospetto che mi era arrivato mentre andavo da Luca. Dozer, come lo chiami tu, è un personaggio che ha solo bisogno dei suoi 5 minuti di gloria. Io ti do informazioni, ti do anche il mio numero di telefono, possiamo parlare, potremmo incontrarci, tutto quello che vuoi, ma basta che comunque rimango censurato. Ma come fa a mettere la voce così? Già questo mi sembra una cosa incredibile, che sarà semplicissimo da fare. Quindi mi gira il suo numero e lo chiamo immediatamente. Quindi tu lo conosci di persona, cioè sei tipo, tra virgolette, un suo amico, un suo conoscente? Diciamo, io ho avuto a che fare con lui per molto molto tempo. Okay. Ma poi comunque, vedendo come stava andando la situazione, sia io che lui abbiamo deciso di dividerci nella strada che stavamo facendo, e lui è andato a fare quello che avete visto e quello che hai visto tu. Puoi capire che comunque non è una cosa giusta quello che sta facendo passare Anonymous come un qualcosa di non giusto. È una persona malata. Cioè? 2 anni fa ha fatto la stessa cosa, vestendosi da militare o vestendosi da carabiniere, facendo vedere distintivi, facendo vedere armi, ma lui non è mai stato nulla di questo, perché una persona che ha reati non può fare né il militare né il carabiniere o cosa che sia. Luca, ai miei occhi, diventa un personaggio sempre più criptico. Ma chi è realmente? Una persona che ha bisogno di apparire, diciamo, già prima cercava di apparire nell'ambito hacking, nell'ambito Anonymous, ma tutti hanno detto: ah, ok, questo qui è un ragazzino, bisogna lasciarlo da parte perché questo porta solo problemi. Ma ha problemi economici, ha problemi di droga, ha problemi di alcol. L'unica cosa, di quando io non l'ho più sentito, l'unico problema grosso era quello della dipendenza di droghe, ma si parla di droghe pesanti, non si parla di canne o cose del genere. Ok. Confermando così quello che ci aveva detto
fuori dalla pizzeria, anche perché nei giorni precedenti avevo ricevuto un messaggio che lascia davvero poco spazio all'immaginazione. Ha capito che mi drogo. C'è un tipo, quello di 27 anni, ciccione alto, e con i capelli grigi. Perché tipo oggi mi fa, mica ci vorrebbe una montagna di bamba, vedi te come si parte. E io ero un po' incerto, dicevo, ma no, ma perché? Del tipo, cazzo, mica se ci vorrebbe. Quello che avete appena sentito è un audio di Dozer, trovato dentro un gruppo Telegram che lui stesso frequentava. E tra gli audio ce ne sono alcuni davvero tanto inquietanti. Io credo che Dio sia dentro il cuore di tutti noi, solo che ce lo siamo dimenticato. Non puoi dire, dovete pregare, credere e rinunziare. Ok. Comunque, la conferma definitiva su questa pista ce la dà un messaggio molto specifico. Mi sono fatto 3 microdosi di LSD quando ero al lavoro. No, in sto periodo sto andando giù di cartoni. Immaginatevi che vostra madre stia male. Avete bisogno di un'ambulanza e arriva Dozer strafatto di acidi. Non è tanto carino, vero? Torniamo alla chiamata con l'informatore, che ci svela altri dietro le quinte piuttosto inquietanti. Ma è tipo la sua famiglia cosa dice delle robe che fa? La sua famiglia, diciamo, credo che ormai lo conosce per com'è. Perché mi ricordo, facevo le videochiamate con lui ed era lì a pippare in camera, cioè in videochiamata con suo fratello dietro, i genitori, così. Quindi credo che per loro ormai è una cosa normale. Fatto della pistola, che diceva di avere la pistola? Lui ogni tanto se ne usciva fuori con questa beretta che poi si è scoperta essere a salve. Poi invece, dopo tempo, se ne è uscito fuori con una Glock che non so da dove sia uscita, ma quella a quanto pare non era salve. Ah. Lui quindi è possibile che giri davvero con la pistola? Sì, sì, si divertiva ad andare in stazione a fare il coglione, a scarrellare con la pistola lì tranquillo in stazione. Ma non ci posso credere, ma è fuori quindi? No, non è che è fuori, è solamente un ragazzo stupido che ha bisogno di mettersi in mostra. Ho tutto quello che mi serve, ti ringrazio. Di nulla. Pazzesco. E adesso? Bisogna andare lì, senza avere la più pallida idea di che cosa può succedere. Ok, sarò sincero. Dopo questa chiamata iniziavo ad avere paura. La mia immagine di Luca era cambiata totalmente dall'inizio di questa storia e continuava a mutare testimonianza dopo testimonianza, lasciandomi con un sacco di dubbi nella mia testa. Il momento comunque stava arrivando. L'ansia si fa sentire. Cioè, mi stava venendo da lavare la macchina per rimandare un po' il tempo di questa discussione. E dopo ancora un po' di strada, rieccoci dove tutto è iniziato. Ci siamo. Qua era dove c'erano le due persone. E noi ci siamo incontrati, laggiù ci siamo incontrati. Io parcheggerei nel parcheggio qua, andrei a piedi, non so cosa pensi tu. Sì. Guardati quel tipo seduto da solo sulla panchina. Inizia a urlare. Cioè se io non lo vedo lui non mi vede. E lui secondo te? Sta fumando? Sì. Però c'ho un po' il fare da dozzo. Però gli occhiali. Adesso sì, adesso iniziamo a impazzire. Attenzione. È vero che adesso dobbiamo metterci lì a leggere i campanelli, perché cosa ci ha detto il prof qualche metro prima? Quindi dovrebbe essere qui. E qua. Qua. Nessuno? Ho il cuore qua. Yeah. Sono io, sono Ale. E mo? Di solito si dice buh lì a destra. Vabbè. È da Luca, non so però dove sia. Luca. Quel citofono lì è di questa casa qua? Sì. Mi ha aperto però non mi ha detto. Cioè devo incontrarlo, mi ha aperto però non mi ha detto. Aspettiamolo giù. Aspettiamolo, se no gli. Come?
Devo incontrare lui per una cosa. Documenti. Documenti falsi. Perché? Cosa dici questo? Sì. Video. Ma scusami, poi lui mi ha aperto e quindi? Cosa pensava? Proviamo a rispondere. Ci sono di nuovo. Ma poi perché non mi aveva aperto prima? A me sembrava lui adesso. Ma aperto, no? Mi sembra che è aperto. Ma mi devi dire dove devo venire però, perché sennò come faccio? Situazione stranissima. Ci ha aperto il cancello e probabilmente ci sta guardando. Sarà uno di questi casi qui. E andiamo noi? Molto facilmente sbaglia porta. Lo stai chiamando? Capisco più che altro che il gioco stia cercando di stare a figliata. Io sono ancora una volta e poi andiamo dai carabinieri. Sono sempre io, mi puoi dire dove devo venire, come facciamo, come funziona? Ma chi è? Tu non sei Luca? No. Ah, e dov'è Luca? Ah, boh, non è a casa. E perché mi hai aperto? Perché non si sente molto il citofono e ti avrà aperto l'altro mio fratello. Ah, ok. E possiamo venire a fare una chiacchiera con te intanto? No, perché non ti conosco. Puoi scendere tu? Ma io sto uscendo, mi dispiace comunque. Ci vediamo adesso sotto. Va bene. Ciao. Ero molto teso, ma era l'unica cosa da fare. Cercare una soluzione insieme alla sua famiglia. Con mia grande sorpresa vedo spuntare un ragazzo molto più piccolo di quello che mi aspettavo dalla porta d'ingresso. Ciao, non voglio romperti i coglioni. Come non sei tu? Chi è che stai cercando? Luca. Ah, non sono io. No, so che non sei tu Luca, però vorrei parlare con lui. Non so chi sia. Io ho parlato con te al citofono adesso? No. So, allora, io so chi sei, okay. Però non hai parlato con me al citofono. Ah, e mi ha risposto qualcuno, penso un tuo fratello. Ti ricordi qual era il citofono? A sinistra. Penso che questo sia suo fratello. Sicuramente, fratello. Ok, ripartiamo. Ecco il fratello di Dozer. Ciao. Non voglio romperti i coglioni, immagino che tu non c'entri niente. Io ho però bisogno di parlare con Luca. Non so cosa devo dire. Non puoi chiamarlo? Ma a dire vero l'ho chiamato e non risponde, quindi per me è lavoro, io ho finito adesso di lavorare. Lavoro cosa significa? E che non è a casa. Sì, ma dove che lavora? Non lo so. Come non lo sai? Sei suo fratello, non sai dove lavora? No, mi dispiace, ma non so dove lavora. Perché dovete fare così? State solo complicando le cose. Io neanche ti conosco, non so chi sei e tutto quanto, cioè nel senso, io non voglio entrare in merito a quello che fa mio fratello e via dicendo, giusto? Cioè nel senso, io la vedo così, io sono sempre stato disparte e continuo a stare in disparte. Però sai cosa è successo? No. Ma dai, è impossibile che tu non sappia che è successo. Cos'è successo? Comunque questa qua è proprietà privata. Dove io non è che ho scavalcato. Non ti ho aperto io. Qualcuno mi ha aperto. Non ti ho aperto io. Mi ha aperto qualcuno del tuo fratello. Sì, che è minorenne oltretutto. Che ne so, io mica vedo l'età della persona così. A me non mi interessa. Guarda, io ho il tuo stesso numero di telefono, immagino. Tu hai il numero di Luca. Ne ho due, sì. L'ho chiamato e non mi risponde. Cioè, nel senso, ha il telefono spento. Cosa ci posso fare? Cioè, capisci il senso? Ho capito, però mi sei sembrato un po' ostile. Io non voglio darti fastidio. No, immagino no. Che può essere che chissà magari. Ti dico quante la verità, volte io stavo uscendo davvero con un mio amico che stavo andando a bere il caffè, che è un collega di lavoro. Cioè, nel senso, ma certo, non sapevo neanche che eri qua sotto, non sapevo neanche chi era. Poi sì. Cioè, se per favore possiamo uscire, che comunque c'era gente che passa sempre al faccio. Cioè, nel senso, mi sono sempre comportato bene e non puoi essere uscito con nessuno. Cioè, mi sei sembrato un po' ostile come. Ma no, se... cioè, ma perché io non conosco niente? Ti dico, perché io sono contro in parte mio fratello. Cioè, tanto lui non mi racconta un cazzo, io perché dovrò raccontare. Cioè, capisci il senso? Certo. Ogni volta che gli parlo si incazza verso di me, allora io ho smesso di chiedere, di fare e di dire. Come fai a non sapere dove lavora? Questo mi sembra una roba tanto strana. Ma se lui te lo nasconde, tu cosa? Cioè, cosa posso farci? Lo devo ammazzare? Non sai neanche ancora torna, più o meno. No, come faccio cioè, a dirti? Cioè comunque torna. Torna sì, però non so a che ora. Cioè come faccio a dirti torna? Cioè perché non lo so fisicamente neanche io. Scusami se ti ho un po' aggredito all'inizio, ma hai avuto lo stesso identico atteggiamento che ha avuto lui e io sono super mega stufo di... davanti a una situazione che è evidente continuare a fare il braccio di ferro basta, non mi interessa né venire qui né vederlo mai più né fa. Basta che
si presenta davanti a me, parliamo 5 minuti, ci stringiamo la mano. Ma tu cosa vuoi? Io voglio che lui mi ammetta che ha fatto quello che ha fatto. Basta. Ah, ok. Basta, non voglio né che mi torni indietro allora, i soldi, né niente. Cioè, nel senso, io posso anche provarci a parlare. Però la mia situazione. Io ho bisogno di parlarci io, però non basta che te lo dici a te, no, l'ho fatto. Ma sì, certo, però la situazione è che lui c'ha sempre tenuto fuori in parte. E quando ho provato a tirare fuori qualche argomento, sono stato tra virgolette aggredito, no? Cioè, nel senso, mentre stai mangiando, poi ti ritrovi tutto nel giallo, starti in piedi, andare faccia a faccia, perché fa così anche con noi, non, cioè, non ti crede. Quindi dici, cioè, lascio fregare per quello che non so un cazzo, perché lascio correre, ti farei anche salire a casa, ma tanto c'è. A casa non c'è nessuno. Non lo so, come vuoi tu. E vedi che non c'è. Va bene. Sì. Cioè, non mi piace, non cose che sto intendendo. Quindi diventa da soli, cioè così sento. Invece mi faccio piccolo e basta. Cioè non ho sbagliato qua. Ma sei stato portato a entrare? No, perché abitiamo da poco, vero? Ah, ok. Ma quindi qua c'è la stanza da cui lui sta al computer? Sì, era proprio. Mi sembra vero. No. Oh cazzo. Che? Guarda. Che c'è scritto il nome dell'artista Dozer. Ah, ma è una roba di musica? Sì. Ah, perché lui anche come cantante. Sì, il problema è che poi non finisce mai un cazzo. Inizia tutto e non finisce un cazzo. Comunque, usciamo di casa e anche il fratello prova a chiamarlo. Ma ovviamente. Hai visto, l'ho anche chiamato con te. No, ma non sa che siamo insieme, cioè non lo sa che siamo insieme. Ce ne andiamo apparentemente a mani vuote, ma siamo stati dentro casa sua. E questa è una cosa impossibile da ignorare. La nostra ultima tappa, però, è un'altra. Tra tutte le prove che erano uscite dal gruppo Telegram, ce n'era una in particolare che avevo fatto vedere. Ve la ricordate? Esatto, il luogo di lavoro di Luca, confermato poi anche dalla sua ex ragazza. Per un corso per diventare soccorritore, adesso lavora come soccorritore come suo fratello. E meno male che suo fratello non aveva idea di dove lavorasse. L'altro giorno un ragazzo su Telegram ci ha detto che lui lavora per perché non andare a controllare. Arriviamo finalmente sul posto. Chiediamo questo signore. Salve. Da qua? Ah, è qua dentro. Grazie. Anzi, però faccio la classica giocata di girarmi così. Vabbè. Come Benito ci ha insegnato. Always park backwards. Yeah, so it's easier to. It's easier to get out and you see what's coming. Aspetta, così suona male. Come diceva Benito. Vabbè, ma Benito per i fan del canale è uno solo. E anche questa frase è un po' interpretabile. Quindi questi sono proprio gli uffici loro. Ah, ok. Scusa, non sapevo come funzionava. Volevo chiederti un'informazione. Scusa, potete uscire? Potete uscire questa serata? Perché? Perché ti chiedo di uscire un attimo. Va bene. Mi hai detto apri opera. Un attimo, perché entro in un ufficio e senza nemmeno il tempo di chiedere di Luca, la proprietaria mi caccia fuori come se si fosse spaventata. È come se fosse entrato in un tabacchino e senza nessun motivo mi avessero cacciato. Mi stai facendo preoccupare per la maniera in cui mi stai parlando. Non ho capito questa citazione. No, ditemi. Vi presentate senza chi siete. Non ho avuto tempo di fare niente. Ma non puoi entrare a casa mia. Ho suonato, mi hai detto ventra. Giusto per chiarire, quella non è casa sua, è letteralmente un ufficio. Pensavo che era qualcuno che aspettavo, perché aspettavo una persona. Queste persone non siete voi due. Ok, come potevo saperlo? Io volevo solo chiedere un'informazione. Cioè, Luca lavora qua? No. Lavora con voi? No. No? No. Sapevamo che lavorava con voi. Cioè, ma chi siete? Amici, nome e cognome, presentatevi. Alessandro della Giusta. Adesso chiamiamo i carabinieri e vediamo. Ma non mi pare di aver. Mi devo chiamare? Ma non vedo per quale motivo, non ho fatto niente. È stato un piacere, grazie mille. Va bene, mi sembra un po' strano questo atteggiamento, non mi pare di aver fatto niente di. Mi dispiace se siamo sembrati. Cioè, non era. Ma per come vi siete presentati? Cioè, nel senso, ma venite a casa mia, mi chiedete di una persona che neanche so chi è? Strano, perché
dopo 2 secondi. Sì. Lo conosciamo, certo, ma non lavora qua. Inoltre, non avevo fatto nessuna domanda prima di essere cacciato. Può essere che nascondessero qualcosa. Lei, comunque, chiama il marito. Pronto? Ascolta, io ho 2 ragazzi qua che intanto sono entrati nell'ufficio, hanno suonato, ma io aspettavo una persona, credevo che fosse lui, no? Salve, piacere. Mi dispiace se sua moglie si è spaventata o si è preoccupata, non era assolutamente mia intenzione spaventarla o farla preoccupare. Stavamo cercando questa persona che conosciamo, ci era stato detto che lavorava qui, volevamo solo chiedere questa informazione. No, comunque non lavora qua. Ma mi giuro, mi è dispiace. È fuori Milano, proprio, non c'è. Ah, ok, quindi se lo conosci? Lo conosco, sì. Sì. Lo conosciamo, certo, ma non lavora qua. Credimi, non so niente di Luca. Mi sembra un po' strano. Ascolta, se hai contatti con suo fratello? Sì. Parla con suo fratello, punto. Giuro, cioè, no, mi dispiace che tu ti sia preoccupata così tanto. Non riesco a comprendere come mai. Io non ho pregiudizi sulla gente, però vi presentate sti due che non so né come vi chiamate né come sono. Sono da sola su, permettici che c'ho paura. Adesso, non sono matto. L'avete visto anche voi. Sono entrato, sarei potuto essere un cliente qualsiasi che... Volevo chiederti un'informazione. E senza nemmeno chiedere l'informazione, sono stato cacciato in questo modo. Scusa, potete uscire? Perché? Potete venire a cercare Dario, tipo che lo volete ammazzare di bastonate. Io crediti. Ho intenzioni solo nobili e positive. Se lui però continua a, diciamo, prendere in giro delle persone, non è una questione di violenza, ma è una questione di legge. Non so dov'è. Mi spiace. Una piccola incomprensione, quindi, che ha portato la ragazza a spaventarsi indipendentemente da Luca e dal fatto che lo stavamo cercando. Oppure no? La situazione mi sembrava comunque veramente troppo assurda per essere vera. Un'altra volta, come se tutti sapessero qualcosa di Luca di cui io dovevo rimanere all'oscuro. È tutto troppo strano, niente ha senso. Non capisco proprio. E proprio quando stavamo tornando a casa, un po' scombussolati a mani vuote, ecco succedere la cosa più inaspettata di tutte. Mi sta chiamando Dozer. Cosa faccio? Cosa gli dico? Vedi cosa, sì, oggi o domani. Pronto? 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 Ciao Ale. Ciao. Che cos'è il casino che sta succedendo? Cioè? Giravoce che sei entrato a lavoro dove lavoravo prima. Io ti ho chiesto di vederci, se tu mi ignori... Ma che stai facendo? Un atto illegale. Luca, tu non puoi venirmi a parlare a me di atti illegali, ok? Non puoi proprio. Però lo stiamo facendo allo stesso modo, no? Ma non è vero, io non ho fatto... Prendiamo la cosa una volta per tutte, così ognuno vive per la sua vita, per la sua strada, e grazie tante. Ma è quello che io ti ho chiesto e ti sto chiedendo di fare da mesi e tu non mi rispondi. Sono stato impegnato al lavoro, Vale. Io ti ho scritto anche giorni fa e ti ho detto, voglio che questa cosa finisca, vediamoci e parliamo. Tu hai visualizzato il messaggio e non mi hai risposto. Vabbè Ale, io ti dico la verità, io lavoro fino a mezzanotte, quindi è normale. E cosa vuol dire? Potevi rispondermi il giorno dopo. Vabbè, io adesso... Ti prego, prego. Va bene, però smettila di dire stronzate. Ti prego, è l'unica roba che io ti chiedo. Io ti sto venendo incontro, ti chiedo gentilmente di smetterla di fare così, perché se il tuo intento è che questa situazione finisca in modo buono, non ha nessun senso che continui su questa tua, mettiamo tra virgolette, strategia. Quindi ti chiedo, ci possiamo vedere adesso? Adesso non ci sono a lavorare. Ok, quando finisci di lavorare? È troppo tardi, Ale, io poi mi prendo e me ne vado a letto. Ma a che orari fai? Non penso che lavori 24 ore su 24 prima di lavoro, se finisci tardi. No, inizio dalle 10 del mattino fino alle mezzanotte, perché sto facendo anche straordinario. Che lavoro è, scusami? Mi sembra un lavoro strano, che dura così tanto. Vabbè, non è interessante che lavoro sia quello che non sia. Comunque, io ero sceso al patto che ti avrei rimborsato i soldi, giusto? Non è vero. Tu non mi hai più risposto già tanto tempo fa e già tempo prima che mettessi il video. Dalla Adesso. Puntata,
neanche più risposto, Ale. Poi vabbè, ho avuto problemi lavorativi, eccetera, eccetera, e non sono stato disponibile per un po' di tempo. Ok, ora, e allora non puoi prendertela con me. Ciccio, io ho fatto il mio lavoro, come tu eri impegnato con il tuo, io ero impegnato con il mio. Non so cosa dire. Perché cioè, comunque mi sei sempre stato simpatico, sia lavorativamente parlando che come persona, mi sei sempre stato simpatico. Io sono una persona comunque per bene, non voglio mettermi nei casini, eccetera, eccetera. Tu vuoi risolvere questa cosa, sì o no? Io ovvio che voglio risolvere questa cosa, mi sembra che tu non voglia risolverla. No, io se ti ho chiamato perché voglio mettere un punto a tutto quanto. Oh, oggi questo? Se riesco col turno, va bene. Ok, dai, va bene. Nel caso domani tu voglia restare ancora in contatto, sono disponibile per qualcosa, quello che voglia tu. Ok, dai, ciao ciao. Ciao Ale. Ciao ciao. Ciao. Ma che roba, perché strano, ma non ha senso, ma perché continuano a succedere cose che non hanno senso? Non ha senso, eppure io vengo guidato da lui, perché se lui mi parla in modo gentile, io non posso, cioè non so, non mi viene da essere arrabbiato. E le persone potevano contattarlo, perché sennò hanno mentito pure a noi. Senza senso, lo devi beccare stasera. Eh sì. Stanotte. Quella era la notte in cui avrei dovuto incontrare Dozer. L'avrei dovuto far confessare e sarebbe dovuto finire tutto con una stretta di mano, facendo sì che il simpatico Luca smettesse di truffare una volta per tutte altri malaugurati come me. Questo era quello che volevo, ma ovviamente non è quello che è successo. Aveva confermato l'appuntamento, ma poco prima di vederci ha iniziato ad accampare le sue classiche scuse per non presentarsi, scappando così da un problema che avrebbe dovuto affrontare. Nei giorni successivi ho continuato a ricevere messaggi, indizi e suggerimenti, ma piano piano mi rendevo conto che forse non ne valeva più la pena. In ogni caso, qualche giorno dopo, iniziano a girare degli strani vocali da Dozer. Ragazzi, se fossi stato veramente io il truffatore, a quest'ora non avrei fatto neanche andare Alessandro Della Giusta sotto casa mia. Frega un cazzo, sinceramente, anche qua adesso state parlando di Dox, a me, come già dicevo, non frega niente, per me è solo pubblicità. Lui con sta storia qua mi sta solo rendendo famoso. È già uno che mi viene a giudicare del tossico. Posso fare i test per i prossimi 6 anni e si vede che non sono un tossico, punto. Mi sono fatto 3 microdosi di LSD quando ero al lavoro. Negare l'evidenza, classic Dozer. Alessandro Della Giusta non aveva più contenuto, quindi non sapeva più dove andare, che pesci prendere, perché io non gli ho risposto più dal momento che lui ha iniziato a farmi uscire video senza che abbia mai prestato consenso. Oltretutto ha fatto violazione della privacy in quanto lui è venuto sotto casa mia ed è entrato dentro un'abitazione privata, dentro un bar, senza identificarsi come forza di polizia o quel che cazzo sia. È andato dalla mia ex principale del lavoro e si è chiuso dentro con lui, quindi ci sono tante cose che non girano, no? Rimettiamo in chiaro le cose. Di fare il video si è offerto lui. Sono Dozer. E non ho mai rivelato esplicitamente la sua identità. La porta di casa sua me l'hanno aperta e non ho di certo scavalcato. Sono Ale. Al bar ho chiesto semplicemente un'informazione. Conosci questa persona qua? E il luogo di lavoro in cui sono andato è semplicemente un ufficio in cui ho citofonato e chiesto se potevo entrare. Ben diverso da quello che ha fatto lui, mettendo in scena un teatrino che solo adesso capisco fino in fondo. Vi faccio un esempio che vi farà capire definitivamente il personaggio Dozer. Vi ricordate le cicatrici sulle mani? In chiamata giurava di averle, ma dal vivo non ce n'era nemmeno l'ombra. Secondo voi, come gli è venuto in mente questo dettaglio? Le tue mani? Sì. Ecco, così va meglio. Faceva tutto parte del suo personaggio e quello che l'ha fregato è che i suoi riferimenti facevano parte di quelle 4 cose di Anonymous che sono entrate a far parte dell'immaginario comune. Comunque, alla luce di tutto questo, sono arrivato ad una conclusione e un'altra ex ragazza di Luca mi ha restituito la vera prospettiva su tutta questa vicenda. Questo qua ha problemi con l'egocentrismo, secondo me. Non vuole stare al centro dell'attenzione. Poi non lo so, magari ha qualche altro problema. Sua mamma l'ha fatta aiutare non una sola volta. Lui è così, purtroppo. Luca chiaramente non sta bene. Ha bisogno di aiuto e probabilmente va affrontato in modo diverso. È un ragazzo che ha bisogno di dimostrare di essere importante, adulto, spaventoso, ma che probabilmente è semplicemente preoccupato dell'opinione che tutti hanno sempre avuto di lui. Un po' come i bulli che si impongono con la violenza sugli altri per mascherare delle proprie insicurezze. C'è solo un modo per sconfiggere un egocentrico: togliergli l'attenzione
che pensa di meritarsi. Con questa storia abbiamo fatto diventare Dozier un personaggio fin troppo noto e probabilmente questo era il suo scopo fin dall'inizio. Prima di raccontarvi la fine di questa storia, se mai ce ne sarà una, devo prendermi del tempo. Abbiamo vissuto insieme una vicenda che è partita in un modo e si è sviluppata in tutt'altro e che spero vi abbia insegnato quantomeno a non fidarvi di persone che millantano conoscenze incredibili sulla base del nulla. Spero abbiate capito, come finalmente l'ho capito anch'io, cosa sono Deep e Dark Web. Che tutto quello che ci viene raccontato in proposito è spesso una loro lettura romanzata e che nel mondo reale, invece, hanno tutt'altra funzione. Io, nonostante tutto e nonostante abbia buttato via 1.000 euro, sono felicissimo di aver vissuto tutta questa gigante avventura e soprattutto di averla condivisa con voi. D'altronde, una cosa è rimasta coerente fin dall'inizio di questa storia e ora mi è più chiara che mai. Non esiste nessuna regola.